Ciao ragazze, buongiorno. Allora, come promesso, vi faccio questo video per presentarvi il nuovo siero che il dottor Taffi ha fatto per sostituire i patch seno che voi già conoscete e amate tanto. Perché sono stati tolti ed è stata fatta una scelta completamente diversa rispetto al pack che esisteva prima? Prima di tutto, l'azienda si sta spostando completamente in un'ottica decisamente green, quindi sta guardando e soprattutto sta ascoltando quelle che sono le vostre richieste in merito proprio a determinati prodotti. I patch seno sono amati tantissimo, sono stati amati, sono stati venduti veramente a bancali, avete svuotato molte volte quelli che sono i magazzini del dottor Taffi, però alcuni di voi avevano avuto delle problematiche perché comunque i patch non erano completamente naturali, perché comunque avevano un supporto in plastica che serviva appunto per l'applicazione localizzata, erano tre patch per ogni seno e essendo plastica, qualcuno di voi, soprattutto quando si metteva di notte, aveva delle piccole reazioni dovute al fatto che comunque la plastica è occlusiva, c'era anche un attimino il discorso di adesivo per poter permettere che questi patch rimanessero in sede, quindi queste reazioni potevano esserci. Questa cosa qua al dottor Taffi non è che piacesse tantissimo. Quindi cosa è stato pensato? È stato pensato un siero che vi avevo già anticipato alcuni giorni fa, che fa sempre parte della linea Plus Stand Up, perché c'è sempre la crema che voi conoscete, ci sono sempre gli integratori che sono rimasti, vanno via i patch e arriva lui. Arriva lui che ha questo bellissimo siero, la confezione la conoscete perché è la stessa confezione del siero illuminante e di altri prodotti che ci sono già in linea. È praticamente una confezione con la pompettina, con il contagocce, in modo che possiate dosare veramente in dosi minime quelle che sono, quello che è la dose che dovete mettere giornalmente sul vostro seno. E praticamente questo prodotto promette di essere molto più efficace dal punto di vista dei patch, perché prima di tutto questo è un prodotto che è certificato IAB, quindi è completamente naturale, è vegan ed è garantito dalla LAV. Che cosa promette questo siero? Allora, le ragazze che non hanno mai provato i patch non sanno esattamente di che cosa sto parlando, perché i patch veramente sono stati uno di quei prodotti che è piaciuto tantissimo perché ti dava veramente degli effetti di volume e di tonicità per quanto riguarda tutto il nostro décolleté, quindi andavano bene per le mamme che hanno allattato, per dei cedimenti, dei rilassamenti, sempre a livello comunque del tessuto, perché non andiamo mai a lavorare sulla ghiandola, lavoriamo sempre sul tessuto e cerchiamo comunque di non interferire mai con quelle che sono comunque le dinamiche del seno, quindi sono prodotti sempre comunque completamente sicuri. Io i patch li avevo fatti vedere anche al mio senologo, perché voi sapete che io ogni anno devo fare la mammografia perché ho delle microcalcificazioni al seno benigne che devo comunque tenere controllate, quindi quando vado a trovarlo una volta ogni 6 mesi per fare l'eco, che dovrei fare una volta all'anno, ma io la faccio una volta ogni 6 mesi e poi quando vado a fare la mamma gli faccio tutte le mie menate, siccome lui è un primario molto importante a Brescia. Piace anche a lui, insomma, raccontarmi un po' tutte le cose, quindi quando ho dei dubbi mi rivolgo sempre a lui e chiedo, insomma, se sono delle cose che sono fattibili, se sono delle cose comunque sicure, se sono delle cose che fanno bene, potrebbero fare male. Cerco sempre comunque un parere perché esistono i medici apposta, hanno studiato e quindi noi quando siamo nel settore beauty non ci dobbiamo mai sostituire a quelle che sono queste figure professionali. Quindi sono andata da lui e gli ho detto: "Oh, doc, ma questo coso qua va bene, lo posso usare, mi crea problemi", e lui mi ha detto: "Guarda, a livello topico, quello che è contenuto e che era contenuto all'interno di patch quando mi diede il via libera ancora mesi e mesi fa, mi diede comunque completamente il via libera, perché erano comunque cose che non andavano a interferire dal punto di vista ormonale, non erano cose che andavano ad interferire con quella che è la ghiandola mammaria e quant'altro. Ovviamente se avete dei problemi a livello del seno, purtroppo al giorno d'oggi io me ne rendo conto quando vado a fare le visite, ci sono tantissime ragazze giovani che hanno già a 25-30 anni dei grossissimi problemi al seno, quindi il tumore purtroppo è una cosa che non ha più un'età.
Me ne sono resa conto veramente quando sono in fila per fare le mie cose, vado davanti, vedo ragazze più giovani di me che piangono perché comunque hanno tutta una serie di problematiche decisamente, decisamente importanti. Quindi anche questo video vuole anche essere una sorta di esortazione a fare sempre prevenzione, andate, fate prevenzione, fate le vostre ecografie perché la mamma non la potete fare perché la densità del seno ovviamente quando si è giovani non è fattibile farla perché comunque non c'è la giusta compressione. Non si riesce bene a vedere il tessuto, però la vostra ecografia fatela sempre. Ci sono delle età che sono consigliate per poter iniziare a fare l'ecografia, però da quello che vedo e da quello che io discuto con i vari medici comunque con cui ho rapporto costantemente, si cerca comunque di fare prevenzione anche sotto una determinata soglia di età. Quindi chiedetelo ai vostri medici, a chi vi segue, al vostro ginecologo, fate sempre l'autopalpazione, fate la vostra ecografia perché un'ecografia all'anno insieme al pap test all'anno, soprattutto da quando si hanno i primi rapporti, sono cose che vanno assolutamente fatte, non le tralasciate perché veramente poi sono veramente grossi problemi. Quindi, siccome non costa niente perdere un'ora del proprio tempo per andare in ospedale o comunque al consultorio, parlare con queste figure che comunque ci supportano in quella che è la nostra prevenzione è una cosa fondamentale. Quindi questo siero che è stato fatto nuovo dal dottor Taffi, un siero perfetto, promette un 16% in più di elasticità nel giro già di 24 ore, perché sono stati fatti dei test su un tot di donne, su un campione di donne, sono stati fatti da un team comunque medico che ha appunto valutato e scritto questi test nel 16% di elasticità in 24 ore, c'è cioè un 34% in più di turgore nell'arco delle 6 settimane. Ricordatevi che quando iniziate a fare questo tipo di trattamenti siate costanti, non iniziate, però non lo vedo subito. C'è chi ha subito dei grossissimi risultati come con i patch, ad esempio mia mamma già nelle prime 2 sere di applicazione aveva già visto una notevole idratazione del seno, soprattutto una sorta di turgore. E poi c'è un 60% in più che per il seno è importantissimo, soprattutto per prevenire quelle che sono le smagliature. Sia che ci sono, sia che stanno per essere, stanno per arrivare, perché magari siete in gravidanza, perché magari avete fatto delle diete, siete ingrassate e poi dimagrita. Quindi questo è un surplus veramente di idratazione, perché al primo posto, comunque negli INCI, il componente principale di questo siero è l'acido ialuronico, che come voi ben sapete è un idratante, un umettante, riesce a stimolare la sintesi del collagene e dell'elastina. Quindi questo è stato uno degli ingredienti principali che ho chiesto anche al dottore di comunque perché fa veramente molto molto bene a quella che è la pelle del seno, che tra l'altro è una pelle molto delicata e molto sottile. Vi ricordo sempre, come per gli occhi, anche per il seno non va toccato troppo, il seno non va lavorato con movimenti ad impasto pesanti, non va diciamo traumatizzato quando si mettono. Ricordatevi sempre, quando applicate delle creme a livello cosmetico, di essere molto leggere, di fare degli sfioramenti, di non andare mai a premere, a stringere, a schiacciare, perché sono cose che provocano dei microtraumi a quella che è la nostra ghiandola mammaria e un domani vi possono comunque portare ad avere determinati problemi per quanto riguarda comunque il seno. Quindi state sempre molto attenti a come lavorate con il seno, siate sempre leggere, leggeri sfioramenti, cercate di non traumatizzare mai quella che è questa parte, che è molto importante, vale lo stesso discorso che vale per gli occhi. Poi all'interno abbiamo la calendula, che ormai si conosce, che è un lenitivo e soprattutto è anche molto protettivo per la pelle del seno, perché comunque la pelle del seno, ripeto, è una pelle molto molto sensibile, quindi si arrossa facilmente, è soggetta ad irritazioni in maniera molto più facile rispetto a quelle che possono essere le altre parti del corpo. Poi ci sono all'interno ovviamente degli attivi che vanno a lavorare per quanto riguarda l'aumento di tono. Perché ovviamente una pelle idratata, una pelle che trattiene l'acqua, è una pelle che comunque appare completamente diversa. E questa è una cosa importantissima. C'è la Galega, che è appunto un grossissimo rassodante, un importante tonificante e riesce anche a donare volume. Questo è uno degli attivi soprattutto principe di questo siero. Poi c'è il luppolo, che è famosissimo perché lui è tonificante, elasticizzante ed è un protettivo dello strato corneo, sempre del nostro seno. C'è l'elicriso, che con la sua elicrisina
non dovrei sbagliare comunque l'elitidina, produce comunque anche lei un effetto estremamente tonificante. Poi c'è l'elastina vegetale, che anche questa è un idratante e protettivo, e poi c'è all'interno un nuovo attivo che è il pisello, che è ricco di polisaccaridi. Cosa fanno questi polisaccaridi? Praticamente aumentano molto l'idratazione della pelle e trattengono all'interno comunque della nostra pelle l'acqua e la catturano, la chiudono come se fossero protette da una sorta di film. In questo modo, quest'acqua trattenuta all'interno dei nostri tessuti non fa altro che aumentare, il turgore del nostro seno, la tonicità del nostro seno e soprattutto l'idratazione. Allora, il prezzo di questo prodotto non lo so ancora, lo saprò nel pomeriggio e vi metterò il prezzo all'interno del box info perché non è ancora stato deciso, è una cosa che si deciderà proprio in queste ore, quindi farò l'aggiornamento all'interno dell'info box per dirvi quanto verrà a costare. Il siero, come vi dicevo, tra l'altro ha una parte per milione inferiore a una parte per milione per quanto riguarda il discorso del nickel, quindi anche le bimbe che hanno problemi di allergia a questo tipo di componente possono tranquillamente andare serene. Qua sono 30 ml di prodotto, vi durerà tantissimo perché la resa è assolutamente molto performante, quindi nel momento due o tre goccine lo applicate e non avete necessità, perché non unge, di dover aspettare che si assorba, di dover aspettare che 1000 ore. Sapete che noi siamo sempre di corsa, abbiamo sempre la necessità di avere delle cose abbastanza veloci. Questo risolve il problema dei patch, siamo diventati molto più verdi, molto più green, molto più attenti all'ambiente, perché comunque bio vuol dire anche questo, quindi vuol dire riuscire ad evitare uno smaltimento inutile di plastica. Abbiamo evitato le irritazioni che si creavano per questo effetto occlusivo del patch con la collina che era presente sulla superficie per permettere l'aderenza. Quindi diciamo che sicuramente questo è un siero B certificato veramente molto molto valido. Lo troverete assolutamente in promo. La promo parte il 27 di giugno, come vi ho detto, durerà fino al 1° di luglio. Adesso mi avete chiesto di posticiparla anche a sabato, stiamo vedendo se è fattibile, perché se siete brave possiamo anche provare a lasciarlo in modo che non ci siano problemi, si possano accontentare un po' più persone, soprattutto quelle che prendono magari lo stipendio a fine mese o i primi del mese. Però dovete fare le brave, mi raccomando, la promo, siate sempre tranquille, non agitatevi, non fatevi venire l'ansia, perché io stacco il telefono e vado alle Maldive, salgo sul primo container come qualcuno mi nasconde e sparisco per tutta la promozione, per tutta la durata della promo, perché davvero non ce la posso fare. Mi raccomando, leggete tutto quello che scrivo, non è difficile, è un ordine online, non dobbiamo fare una tesi nucleare, non dobbiamo andare al CERN in Svizzera a fare queste cose, quindi mi raccomando. Tranquille, ci sarà anche la nostra famosissima acqua di rose, perché avete tempestato il dottore di mail. Perché voi ovviamente avete questo bellissimo vizio di andare a scrivere alle aziende e di chiedere: oh, ma collaborate con Vanity, oh, ma però io vorrei che faceste questo. Siete incontenibili. E allora ho deciso di accontentarvi, di mettere in permanente l'acqua di rose. Ci sarà quel leggero aumento, perché ovviamente l'acqua di rose prima era in limited edition, per Vanity Space costava 9,90 euro, adesso costerà 12,90 euro. Credo che ci siano appunto questi 3 euro in più di aumento. Però ci sarà tutto l'anno, quindi non avete necessità di comprarne a botti o barili per la paura poi di rimanere senza. Bene ragazze, questo era il super siero che mi sembrava giusto farvi vedere, con la sua etichettina rosa bellissima. Ovviamente il seno sapete che ha come colore rosa, perché la prevenzione al seno va comunque sempre con questo colore. Vi ricordo quello che vi ho detto all'inizio del video: cercate di volervi bene, cercate di affidarvi sempre a qualcuno. Se avete delle problematiche in questo momento a livello del seno, prima di utilizzarlo chiedete al vostro medico. I medici servono apposta, mi raccomando, lasciate stare il fai da te, perché noi siamo nate per darvi questa consapevolezza, per darvi la possibilità di poter fare le cose fatte bene. Il prodotto è un prodotto bio, ci sono attivi di derivazione naturale, non c'è niente che vada ad interferire con quella che è la vostra salute, però ovviamente siamo tutte diverse, quindi prima di utilizzare una determinata cosa, una telefonata non costa niente. Io stresso tutti i giorni a suon di telefonate il dermatologo, il mio senologo, chiedo quello, chiedo quell'altro, perché ovviamente io
Nasco come beauty blogger e non mi voglio sostituire a quelle che sono le figure professionali, ok? Quindi mi raccomando, bimbe, fate le brave, mettetevelo nel carrellino. Adesso ovviamente non è ancora caricato perché non è ancora ora di promo, non è ancora pronto, perché questo è proprio il campione, il primo, il, the first, il proprio il campione prova su cui poi verrà fatta la produzione. E niente, bimbe. Alla prossima, fate le brave, mi raccomando, non ci sono prodotti ancora caricati, non c'è l'acqua al Monoi nuova, vedete che ci sono delle assenze all'interno del sito, sarà tutto riassortito, il nuovo hashtag del 2016 riassortiranno, ormai non so più come dirlo, quindi rimanete tranquille, rimanete serene che dal 27 quello che non c'è ora e che non avete messo in carrello lo potete mettere poi all'inizio della prossima promo, va bene? Ciao! Fate le brave, un bacione grande grande. Ah, e avete visto la Giulia Cova ieri? Chissà che cosa stiamo facendo. Settimana prossima vi diremo perché stiamo tirando in piedi un qualche cosa di veramente fantastico e che secondo me adorerete tantissimo. Ciao bimbe, fate le brave. Ciao ciao!